carissimo. Carissimo, ma è così tanto annoiato oggi che non ho voglia neppure di salutarti. Bevi l'aperitivo. No. Io ora tardo. Dobbiamo parlare di cose serie. Sì. Però. Ti dirò, 1930, indovina cosa è accaduto. Ah, dopo la crisi. La spada. No, sei noioso. La spada. Quattro volte campione olimpico. Hai vinto? No, ma che? Avrei voluto, non ce l'ho fatta. Non mi hanno preso. Non ti sopravvalutavo. Ma anch'io. Chi? Franco Riccardi. E chi è? Campione olimpico, quattro volte, bravissimo, però sai che c'è, poi invecchia, finisce, che fa? Passa nuova vita. E cosa scopre? Che i suoi genitori, miracolato, a tempo perso, avevano una piccola cantina. Ah, oh, che sogno. Sì, e sì, quindi? Sì. E lui la fa andare più o meno bene. Però il figlio... Il figlio veloce, molto più veloce del genitore, dice, sai che c'è, papà, però non è che possiamo essere il distributore di vino di là Milano. Ne faccio tanto e mi faccio pagare un pochino, su quei volumi divento ricco, che poi è diventato ricco. Ha detto, sai che c'è, Milano sta cambiando, non è più operaia. Diventa glamour, gli faccio vino di qualità. Ah, anni 80, Milano da bere, tac. Indovina dove? Milano, Dom. Non in centro. No. Il posto più vocato. La collina di San Colombano, ce n'è uno dei posti a Milano dove si fa il vino. 500.000 bottiglie, lui fa un metodo classico. Poche però di questo. No, ne fa assai. Per sé sono molto buone. Indovina un po'. Sai qual è il suo motto? Qual è? Costa meno di un Negroni. Sei sicuro? Ed è eccellente. Apri lo assaggiamo, dai. Su. Tu sei sicuro che sia il suo motto? Sono certo che sia il suo motto. Chissà, apprezzerà. Non me ne volere, ma come dire, ho bazzicato settimana scorsa, sarà stato il lockdown, sarà stato quello che vuoi, quando mi hanno presentato un conto, 15 euro. Ah, è quello. Costa meno. Oh, carissimo. Però c'era la pizzettina, il mini burger. Ma ci sono stato io tu là? Tu, ma come se ci fossi stato io? Carissimo. E allora, io ho pagato 15 euro. Su, non perdere tutte le diverse. Quindi chi l'ha fatto sto vino alla fine? Leggi il nome, sì, sono, come dire, forse pretenziosi, ma ne vale la pena. Enrico Riccardi è l'inventore, Gian Enrico è il figlio. Perfetto. Mettere dei santi la cantina. Carissimo. Però, molto buono. Fa sentire. Ma, nobile, naso, devo dire. Guarda, è bello, mieloso, crosta di pane. Promettente. Ti accompagna, non ha troppe durezze. Ricco, grasso, complesso. Il nonno entra, ti entra dritto qua. Sì. Meraviglia. Marcata punta acidula che apre bene la bocca, è un pizzico di agrume sebbene continui ad essere una bollicina morbida. Certo, persistente per cui. E indovina dove sei a? San Colombano. 20 km da Dom, infatti, guarda. Non a caso l'etichetta non è venuta così a casaccio. È un'idea geniale, no, carissimo. Lo beviamo con? Con Carlo Pietrasanta, nostro amico, ci ha fatto scoprire. Esatto, sì, lo beviamo con Carlo, il rapporto qualità-prezzo costa questo... meno di un Negroni, quindi sai. Quindi, sotto i 15 euro, esatto. Dai 10 ai 12 euro. Qualcosa del genere. Beh, per qualità-prezzo devo dire... 7,5-8? Sì, per il vino, tranquillamente un 7, ma anche abbondante, lo prende. Largo, un 7 largo. Da prenderne quanto? Cazzo. Perché è un 2017, ogni anno vediamo cosa accade. Quindi, se avessi messo a fare qualità per smettere di vendere grandi volumi, ma in realtà vende ancora grandi volumi. Sì, perché è diventato molto buono. Un genio. Non dire proprio. Carissimo. Al domo. Ha reinvestito.